Il tradizionale scambio di auguri al centro Antares di San Terenzo è stato anche l'occasione per farsi un bel regalo di Natale. Con la benedizione di Don Luca Gualdi è stato infatti inaugurato il nuovo pulmino acquistato grazie al contributo della cittadinanza, della Fondazione Manlio Canepa e del Comune di Lerici. Un mezzo speciale adatto al trasporto di passeggeri in carrozzina. Due ragazze che l'ASL di Spezia ha mandato insieme agli altri due ragazzi che partecipano a questi tipi di progetti sono in carrozzina. Non è stata, diciamo, l'idea iniziale, però forse siamo stati lungimiranti o fortunati. Il centro Antares è un centro diurno per persone con disabilità che svolge diverse attività anche produttive come la bottega o il laboratorio di apparecchiatura di sala in collaborazione con un ristorante di San Terenzo. Il pulmino andrà a supportare il nuovo progetto di vita indipendente. Grazie appunto ai fondi strutturali dati dal Ministero alle persone con disabilità, quest'anno siamo riusciti a portare avanti questa progettualità e quattro persone coabitano assieme per il momento per una settimana al mese e poi il progetto andrà ovviamente a crescere. È bellissima, ci facciamo da mangiare da soli, cuciniamo da soli, ci facciamo i letti da soli. Tutto da soli. Poi usciamo a fare delle passeggiate quanto è per il tempo. Io tutte le sere metto tavola. E preparare la tavola? Sì, sì, e poi sbarasso. Come ti trovi con Roberta e con Fabio? Bene, bene. È tutto bello. Le donazioni sono state tante, ma non sono riuscite a coprire per intero tutte le spese relative all'acquisto del pulmino. Quindi l'invito è di continuare nell'opera di generosità donando sul conto della Fondazione Canepa. Il valore del centro Antares è enorme, direi. È, diciamo, è un progetto che è nato dalla volontà di alcuni genitori, che è cresciuto nel tempo con l'aiuto di tutti. Ed è bellissimo anche pensare che adesso sono arrivati anche a attuare un progetto di vita indipendente. Ma forse più di ogni parola vale il giudizio di chi quotidianamente condivide questa esperienza. Sono molto contenta, felice di stare qua dentro. Allora, buon Natale a tutti e buon anno!